Bella Radio TV presenta. Bella on the road. Si scende in strada con artisti protagonisti. La radio e la TV in giro per la città. Bella on the road. Sali a bordo. Eccoci qua, ci siamo. Con una nuova puntata del Bella on the road. Oggi altra bella giornata, giornata di sole. Caldo, io pensavo che oggi veramente ci doveva essere più freschetto, invece no, si sta abbastanza bene. È vero, è vero. Senti, oggi abbiamo un grande artista veramente insieme a noi. Una persona che voglio dire fuori dal campo, voglio dire, penso che ha tanto da raccontare, tanto da dire. E poi voglio dire, dato che lui è uno molto riservato, perché è uno molto riservato, oggi penso che sarà interessante passare questi scoprire, quindi bene. Prepariamoci bene le domande da fare. Va bene, qual è il tuo sogno nel cassetto? No, basta, finisci la no. Chi lo sa se lui ce l'ha? Immagino. Il sogno nel cassetto. Vedremo. Comunque, oggi veramente bella puntata del Bell on the Road, mi è mancata la voce. Sì. Io lo vedo già. Anch'io, lo andiamo a prendere dietente a casa tua. Già. Eh sì, anche perché lui è sempre qua, è sempre vero. Con noi. Magic e music, oggi music. Andremo a scoprire un po' di più di questo grande artista che per la felicità di tanti. Lo facciamo salire. Ciao ragazzo. Eccolo qua, Gianni. Ciao Giovanni, ciao. Come stai? Bene, grazie. Oh. Benvenuto anche a te. Mi sta facendo le varie lezioni. E allora, mentre che lui mette la cinta, 1, 2, 3 scheda. Bene, abbiamo visto la scheda del nostro Gianni Celeste e adesso andremo on the road. Andiamo per le strade della nostra bella Catania e scopriremo di più di Gianni Celeste. Gianni Celeste, tanto amato da 35 anni? 33 gli anni di Cristo, sì. E lo possiamo dire che cavalchi l'onda da 33 anni, perché voglio dire dal primo album che era Ricordo d'estate, sì, Gianni Celeste diciamo che è arrivato dritto nei cuori della gente e è sempre voluto bene, si è sempre amato. Qual è il trucco, Gianni? Perché voglio dire, tu lo sai, io non ho tutta questa storia, allora, sono io... a cantare, ma il trucco o perlomeno se esiste una tecnica per farsi amare dalla gente. No, io credo che l'arma vincente è l'umiltà, esatto. E poi fare delle buone cose, l'assoluta della musica, trasmettere, è vero, anche perché voglio dire tu hai anche varcato soglie diverse da quelle musicali normali della canzone napoletana, voglio dire, c'è stato questo cambiamento che è stato proprio voluto e sentito. Beh, no? Una cosa che mi piace fare, perché poi sai, quando tu fai tanti album, tante canzoni, magari poi vai alla ricerca della cosa diversa, della cosa nuova, però sempre attenendoti a quello che è il tuo genere. È vero, ma la tua identità, insomma, di quella ci deve poi essere. Poi solo cambiare gli arrangiamenti. Suoni moderni, è vero, quello che ci porta ad essere attuali, però Gianni Celeste è Gianni Celeste. È vero, la musica in 33 anni è cambiata tanto. Eh sì, sì, appunto per questo noi ci siamo evoluti e abbiamo scelto suoni diversi, i suoni moderni che si usano adesso. È vero. Anche se prima secondo me erano più belli. Erano più semplici, erano più diretti, erano altri tempi, la musica napoletana era etichettata con violini e mandolini, adesso magari si usa la batteria rock, ti devo adeguare ai tempi. Prima forse era più vissuta con il live, oggi invece è più computerizzata. Questo è una scelta, per esempio io faccio tutto live, batteria, basso, tutto mettiamo live. Tutto live. Quindi, e questa è già fa la differenza. È una scelta dell'artista o dell'arrangiatore. Certo. Poi dipende tutto dai costi, tra parentesi. Anche, perché tutto ha un costo. E invece senti, il Gianni Celeste fuori dal canto, Gianni Celeste che fa quando non canta? Gianni Celeste fuori dal canto è una persona che alle 6, massimo 7 a casa. Sì.
dopo aver fatto la spesa. Sì. Ah, va al supermercato a fare la spesa. Esattamente, si mette in cucina e comincia a cucinare per la... È vero, lui è un bravo cuoco, molte volte sì, parliamo di come cuciniamo un piatto. Sì, sì, lui mi dà i consigli, prima la cipolla, fai così, è vero. Diciamo che è un buon uomo. È vero. Quindi comunque anche un po' casalingo. Molto casalingo, sono un diciamo come si dice, pantofolaio. Pantofolaio. Un bello uomo. Cioè, mi piace stare molto a casa, nel divano. Ma d'altronde non ci stai mai, quindi voglio dire, quando puoi ti godi la casa, ti godi la famiglia. Una volta ogni tanto, diciamo, per quello che so fare tra virgolette, vado nel computer, rispondo a qualcuno, perché non è che sono tanto poi... Certo. Man mano sto imparando a fare sempre qualcosa. Sì, si adatta ai tempi di oggi, esatto. Ovviamente. Cioè, secondo me tutto dipende dal fatto che comunque stati 33 anni di carriera sono tanti, quindi certo, la vita comunque è sempre molto movimentata e quando ci si può ritagliare quel pezzo di tempo è bello vivere. È dalla vita che faccio così, finisco lo spettacolo e vado subito a casa, devo rientrare, tranne che ho del lavoro. Però non mi piace fermarmi un giorno, due giorni, non esiste. Devo rientrare a casa perché sono... mi piace stare a casa, di vivere la famiglia. Senti, Gianni Celeste, artista, cantante, papà e anche nonno. Adesso nonno, sì. E qui, com'è essere nonni? È meraviglioso, bello veramente. Diciamo che si ritorna giovani perché tu ripeti i tuoi figli, e quindi è una cosa bella. E poi anche perché, figlio di tuo figlio. Anche perché tu, per esempio nel caso mio, quando io sono diventato papà, ho più o meno 20 anni, quindi sei giovane, preso dalla carriera, quindi non è che vivevi molto questa paternità. Invece adesso magari essere nonno lo vivi con più maturità, e quindi già lo capisci di magari, più. Magari più responsabile, cerchi di fare con il nipote quello che non hai potuto fare al 100% con i figli. Ma è vero che quando uno diventa nonno, perché tutti dicono quando si diventa nonno uno diventa più rimbecillito rispetto a quando sei papà, nel senso che per quel bambino proprio si stravede ancora. Ma no, di più. Sai che come ti ho spiegato prima, cioè ho cercato di farti capire prima, tu quando sei magari, quando diventi papà, hai la giovane età. E quindi da nonno poi sei più responsabile, magari cerchi di fare quello che non hai fatto con i tuoi figli, giocare a terra, rincorrere il bimbo, e quindi diventi le attenzioni, non è che imbecilli, ma diventi giovane, piccolo insieme a tuo nipote, è vero. Cerchi di fare divertire di più, non si vede l'ora di andarlo a vedere, di coccolarselo, certo. Poi adesso con questo metodo che c'è del Facebook FaceTime, come siamo sempre in contatto, fammi vedere il bambino, che sta facendo? È vero. Sono felicissimo di essere nonno dei due nipoti, una femminuccia e un maschietto che è arrivato da Roma. Senti Gianni, prima abbiamo parlato che tu sei... Come? Dicono, aumentiamo un attimo. Sì. Guarda un po' cosa abbiamo beccato, Stella d'Oceano, Gianni Celeste, due. Questa è un'altra esperienza bella, artista. Una cosa che è nata per gioco, perché Clementino si trovava qui a Catania per le sue cose. E so che ti ha voluto proprio. Ha visto lui un manifesto e voglio ringraziare Gianni Celeste. Guarda caso era dove si trova da mio fratello e mi hanno telefonato e. Beh, tra l'altro questo brano... Ho avuto il piacere di conoscere sia Clementino che l'amico Mirko Miro. Anche Mirko Miro, che è un nostro amico catanese, che da quello che so è uscito da poco con il suo... Sì, sì, è uscito primo... un altro... L'emozione di cantare all'estero. È molto bella, sai perché? Perché tu vedi persone che... E vedono in te la sua siciliana, vedono la loro Sicilia, i napoletani vedono Napoli, e in quel momento è come se fossero trovano il sud. Infatti la cosa bella è quando vado via, salutami la Sicilia, salutami Napoli, salutami. Certo, è tutta un'altra cosa. Gente che veramente le manca la propria città nativa. Tu lasceresti mai Catania assolutamente per andare fuori? Assolutamente no.
Io sono innamorato della mia città. È vero. Anche ci sono città molto più belle fuori, Roma. Però voglio dire, però... le mura sono poi casa nostra, no? Le proprio le mura della città diventano casa nostra. Città è casa mia. Sì. Ma senti, Gianni Celeste, cioè, Catania è casa mia. Prima abbiamo detto che tu sei un bravo cuoco. Sì. Ma se dovessi dare una ricetta veloce, che la gente, voglio dire, sai, quando avete premura di cucinare, fate questo. Qual è la ricetta di Gianni Celeste? Sai, una ricetta veloce. Ah, io odio peperoncino. No, vabbè, ma questo è scontato. Scusa, no. Così una ricetta veloce. Ma ti dico una cosa, io sono uno molto tradizionale, sì. Invece la cucina tradizionale, sai, quella antica che faceva la nonna. Allora, una ricetta veloce, pasta con le patate, cipolle e patate e pomodoro. E quindi io non l'ho mai cucinata. Spettacolo, molto bella. Com'è? Si soffrigge come? Soffrigge la cipolla, le patate, mette cipolla, pomodoro, patate, acqua, un po' di sale e pepe nero e poi la pasta. Metti giù la pasta. E che pasta si mette? Pasta grossa o piccolina, pasta piccola? Pasta piccole patate, bella, te la mangi col cucchiaio. Tipo il corallo, sì, certo, no? Tipo il corallo oppure gli spaghetti rotti. Ah, gli spaghetti rotti. Buona. La pasta con le patate, questa non è male. Ah, io mi ricordo quando la buona mia nonna mi faceva mangiare il pane cotto. Piatto povero ma buonissimo. Parliamo di altri tempi. Io ero piccolino, io mangiavo 6, il pane con lo zucchero quando ero piccolino. Il pane con lo zucchero. Il pane, lo bagnavi e gli mettevi tutto lo zucchero di sopra. Quella poi è... i piatti poveri sono sempre più buoni. Sì, no? Sì, sì, sì. È vero, è vero. E allora Gianni, a proposito, prima stavamo parlando che quando tu avevi del tempo ti mettevi su internet, eccetera, eccetera. Sì. Ma che rapporto hai, voglio dire, con questo nuovo mondo, diciamo, interattivo? Ma guarda, io... lo sai, il tempo... Intanto diciamo che hai una pagina ufficiale che si chiama Gianni, certo, Celeste, che è evidenziata e certificata Gianni, dal bollino blu. Poi c'è Gianni Celeste Leggenda, che è un'altra pagina che cura un'altra persona di Palermo. Quindi diffidate, diciamo, da tutte le altre pagine. Ci sono, sì, due o tre pagine che sono quelle, però quella ufficiale è quella col bollino è blu. È quella, perfetto. E che rapporto? Tu lo sai, essendo un artista anche tu, il tempo che abbiamo a disposizione sia per preparare, certo, il disco, per preparare le serate, gli spettacoli, è poco. E allora non posso fare un minimo io, certo, rispondere a qualche messaggino. Poi ci sono delle persone che curano queste mie pagine, ad esempio c'è la Sonar Musica che cura la pagina, certo, web, tutto quello che riguarda il mondo digitale, sì. Poi c'è questo ragazzo di Palermo che cura la pagina di Facebook, insomma, sono persone che sono vicine a me che curano queste pagine. Io quello che posso fare, magari qualche volta, quando ho quella mezz'oretta di... Lo ricordiamo che c'è anche un sito ufficiale che è www.giannicelesteit, quindi sì, lì sempre aggiornamenti, sì, ci sono sui tutti nuovi tour, sì, CD, tutto quello che le date, eccetera, eccetera. Bene, bene, bene. Allora, Mary, siamo arrivati al... adesso mi pare che tocca a te. Tocca a me. Abbiamo una tradizione nella macchina di Bella. Che è una tradizione che ha sperimentato lei, no, allora, e no, che diciamo che poche volte, voglio dire, va in porto sta cosa. È nata per gioco, sì, e da lì ormai ce la stiamo portando dietro e la stiamo facendo un po' a tutti quanti. Sì. Ed è una domanda talmente tanto stupida. Sì. Che molte volte la gente non risponde. Non risponde. E questa è la cosa che mi lascia perplesso. E la domanda è la seguente, è semplicissima. Qual è il sogno nel cassetto di Gianni Celeste? Continuare così per tanti anni. Semplice, conciso, detto. Cosa ci vuole? E io direi che è una... diciamo, quello che ho fatto, ho seminato, continuo a raccogliere. Certo. Perché non è una cosa... E invece Gianni... Voglio dirti una cosa, scusa se ti interrompo, sì, poi ti do 2 euro e sì, vabbè, per farmi pace, scusare. Okay. Io vorrei che tu daresti un consiglio a tutti coloro che si affacciano a questo mondo, no? Voglio dire, una volta era più difficile incamminarsi nel mondo della canzone napoletana. Oggi magari forse è un po' l'agevolazione dell'era digitale, eccetera, eccetera. Cantano veramente tanti ragazzi. Qual è il consiglio di un artista come Gianni Celeste che da 33 anni, voglio dire, si mantiene con questa canzone tanto discriminata, tanto criticata e tanto discussa, voglio dire? Rimanere sempre con i piedi di terra. Ma secondo te, voglio dire, un giovane riesce a capire proprio il senso di rimanere con i piedi per terra?
ma questo è soggettivo, ci sono giovani magari che già entrano con la mentalità di fare l'artista con una certa serietà e professionalità, magari qualcuno ci gioca perché è un gioco che poi diventa un gioco che man mano si fa pesante, perché poi dai, quando tu poi la gente ti richiede, devi dare attenzione alla gente, allora magari cominci un po' a riflettere. Le auguro a tutti i giovani di riflettere in fretta e di stare sempre con i piedi per terra e fare della buona musica. Bene, allora ragazzi, ascoltate il consiglio di Gianni Celeste e, come dico sempre io, la musica è donna, non maltrattiamola. Assolutamente no. È vero? Penso che ho fatto adesso un singolo che parla proprio Sostang. Sostang, che parla della violenza. Che la donna è in primis. È vero. Secondo te che cos'è un uomo che maltratta una donna? È vero. E va bene, però comunque ragazzi, amatevi, fate l'amore sempre, voletevi bene, bravo. Fate l'amore, non fate la guerra, così si dice. Sì, così. Va bene, Gianni Celeste, noi siamo stati veramente, ragazzi, molto contenti di è stato bello, complimenti alla Bella Radio e Bella TV, è stato un piacere essere qui insieme a voi. Il piacere è stato nostro averti. Un bacio a tutti coloro che ci ascoltano. Grazie Gianni Celeste, grazie, ci vediamo presto, una buona serata, lieve daci. Ciao ragazzi, ciao Giovanni Celeste, grazie. Hai visto che bello? Guarda che questa puntata secondo me è stata molto divertente perché non abbiamo mai, cioè diciamo, come hai detto tu all'inizio, è una persona molto riservata. E quindi spero che abbiamo fatto contenti tanti di voi e che avete scoperto tante cose del nostro Celeste. È vero. Va bene, detto noi questo, ci vediamo alla prossima. Assolutamente, grazie a tutti come sempre. Ciao a tutti ragazzi e vi aspettiamo alla prossima puntata su Bella On the Road. Ciao a tutti. Ciao. Bella On the Road. Si scende in strada con artisti protagonisti. Si scende in strada, la radio e la TV in giro per la città. Bella On the Road. Sali a bordo.